conoscere la famiglia della tua ragazza è così stressante. Specialmente quando hai concorrenza. Thomas non è un cattivo ragazzo, ma sa sicuramente farsi valere. Anche Martin sta prendendo la cosa sul serio. Le cose sembrano scaldarsi. Chi entrerà in casa? Ai, che succede? Oh no, la prima impressione è rovinata. Mamma, questi sono per te. Oh, fiori, che belli. Non esiste, tieni qua. Non va secondo i piani. Venite dentro, fate come se foste a casa vostra. Questi candidati devono imparare le buone maniere. Il ricco patrigno non perde tempo. Sa che il tempo è denaro. A proposito di soldi, cosa abbiamo qui? Rubare un portafoglio? Non è una buona idea. Ma tutto è lecito in amore e in guerra. Mettetevi comodi, vi porto il tè. È il momento di dimostrare quanto vali. Il povero patrigno sa come conquistare il cuore di una donna. Origami di tovaglioli! Wow! Ecco il tè. Questo è un ottimo momento per il regalo. Un fiore di carta. Affascinante. E così creativo. Che ne dici di un fiore fatto di soldi? Ehi, aspetta, dov'è il portafoglio? L'hai rubato tu! Bella mossa, Thomas! L'hai battuto! Dove devo cercarlo ora? Melissa ha un grande test oggi. E il signor Tyler è l'insegnante più duro della scuola. Rendiamolo un po' più difficile. Oh no! Cosa faccio? E solo 5 minuti per risolverlo! Sono spacciata! Devo chiedere aiuto. È nel bel mezzo di una riunione. È difficile distrarre il ricco patrigno dagli affari. È un'emergenza. Salve, signor Martin, per favore, mi aiuti. Va bene, colleghi. Abbiamo un'emergenza. Le persone migliori del suo dipartimento se ne occuperanno. Ma non sembrano essere d'accordo. La situazione è tesa. Martin sta per scattare. Davvero? Per cosa vi pago? Non ho più tempo. Devo chiamare Thomas. Pessimo tempismo. Sta lavorando a una cena economica. Chi c'è? Melissa? Il cibo può aspettare. Il dovere chiama. Come posso risolvere questo problema? Il povero patrigno sta facendo un vero sforzo. Wow, ci tiene davvero. Sta usando le pareti ora. Forza, qualcuno mi dia una risposta. Ancora un po' e... Eureka! Devo subito chiamare Melissa. Ups. Oh, che sfortuna. Il telefono è rotto. Il ricco patrigno è la sua ultima speranza. È ora di consegnare i fogli. Il signor Tyler è così severo. Un ultimo tentativo. Una chiamata a Martin. L'ufficio è in stato di emergenza. E non c'è ancora una soluzione. Ma Martin non è abituato a perdere. Finalmente abbiamo vinto! Deve solo scrivere la risposta. Signor Tyler, sono pronta. Ottimo lavoro. Sei un esempio per gli altri studenti. Wow, il signor Tyler è felice. Questa è una novità. Che bella giornata. È così bello quando i tuoi genitori ti vengono a prendere dopo le lezioni. La mamma e il patrigno al verde stanno flirtando tra loro. Oh, Melissa, ciao. Che ne dici di un po' di gelato? Dobbiamo solo arrivare alla mensa. C'è anche il ricco patrigno. Thomas si offre di aiutare come può. Vuoi portarmi in braccio? Cosa? Non se ne parla. È molto carino, ma preferisco camminare. Il ricco patrigno ha un'offerta più comoda. Una macchina. Evviva! Arriveremo in men che non si dica. Melissa è così triste perché il suo giocattolo preferito si è rotto. Mamma, cosa faccio ora? Mr. Bear non può essere ricucito. Melissa ha bisogno di un orso. I patrigni corrono in soccorso. Il povero patrigno è un tuttofare. Sorprenderà sicuramente tutti. I regali a sorpresa sono i migliori. Ehi, ciao! Ecco a te. Oh, che orsacchiotto enorme! È il sogno di ogni ragazza.
Anche Thomas non è a mani vuote. Cosa? Un orso di cartone? Mi prendi in giro? Ma sembra che a Melissa piaccia. È unico, non puoi comprarlo in negozio. Ed ecco la mamma. Che succede qui? Oh mio Dio! Un regalo fai da te non ha prezzo! Cosa? Il fai da te vince ancora? Mi dispiace, hai perso! La casa del povero patrigno è semplice ma accogliente! Sarebbe bello pulire qui dentro! Che casa strana! Sedete? C'è spazio per tutti! Sì, non c'è molto spazio in questa piccola baracca. Cosa c'è da fare qui? Sembra che Thomas abbia pensato a qualcosa. Spero di non dover tagliare niente dal cartone. Thomas è così creativo. Un vero e proprio teatro delle ombre. Guarda la sua magistrale rappresentazione di un mostro terrificante. Oh mio Dio! Emozionante! Ed è gratis! Che ne dici di una storia su un cowboy del selvaggio West? E l'ultimo, la leggenda del drago di montagna. Un po' di immaginazione può rallegrare anche il posto più triste. Fantastico, emozionante. Quando vai a trovare il ricco patrigno, incontrerai un vero maggiordomo. Wow, questa casa è come un museo. Non posso sedermi sul divano? Nessun problema, staremo in piedi. Gente ricca, ho ragione. Oh, cos'è? Il Graal d'oro! Un vero tesoro! Non toccare neanche quello, ok? Oh, guarda! Una cornice antica! Ups! Anche questo è off-limits! Gli ospiti si sentono chiaramente fuori posto! Mamma! Quel maggiordomo è ovunque! Forse ce n'è più di uno! Oh, Martin è finalmente arrivato! Aggiusterà tutto! E ora vi mostrerò come si rilassano i ricchi. Alex, prendi il telecomando. Ma non c'è la TV qui. Vi faccio vedere lo spazio. Wow, cos'è quello? Giove? È incredibile! Stelle e pianeti tutto intorno. Il cielo notturno. Bello come una ninna nanna. Essere ricchi è fantastico. Che ne dite di una cena gourmet nel tuo ristorante? Cameriere? Ostriche? E sbrigati! Melissa non ha mai mangiato ostriche in vita sua e non ne ha molta voglia. Buon appetito! Sì, sembra che abbia un odore immangiabile. Ma sembra che agli adulti piaccia. Dovrei provarla. Ok, ne proverò solo una. Oh, è disgustosa! Sa di guanti di gomma! Devo sbarazzarmene! Ostriche, mai più! Oh no! Non il bicchiere! Devo dire tutto a mia madre! Penso di averle rovinato l'appetito! Dobbiamo andare ora! Scusa, ciao! Ehi, dove andate? Ok! Il compleanno della mamma è una grande festa! Tutto è pronto! E arrivano gli ospiti! La festa sta per iniziare! Solo un minuto! Thomas è in ritardo ed è bagnato fradicio! Ma Martin è determinato a rovinare tutto. Tutto fatto! Ora è il momento di presentarsi. La porta è chiusa. Dovrò trovare un altro modo. Cos'è un compleanno senza canti e balli? Questa è la mia canzone preferita. Oh, Martin! Sono così felice che tu sia qui. Chissà dov'è Thomas. Forse non ha ricevuto l'invito. Eccolo! È come un ninja. Ma cosa sta facendo? Signora, vuole ballare? Oh, mi piacerebbe! Tempismo perfetto per la vendetta! Lavoro incredibile! Non gli piacerà! Ups! Penso di essermi strappati i pantaloni! È così imbarazzante! Devo subito uscire da qui! Ed è il momento per il patrigno al verde di brillare! Amelia, balliamo? Che schifo! Da dove viene questo odore terribile? Basta così, basta ballare! Dopo tutto questo, Thomas ha davvero bisogno di fare una doccia. Sì, sembra che la festa non stia andando bene. La mamma si sta preparando per l'appuntamento, ma Melissa ha altri piani. Mamma, hai promesso che avresti giocato con me? Tesoro, mi dispiace, ma non ho tempo. Ma mamma, hai promesso! Tesoro, abbiamo giocato tutta la mattina. Oh, cavolo, stanno litigando.
È ingiusto! Melissa è così ferita che sua madre si sia dimenticata di lei. E quella piccola cosa carina le ricorda quanto papà giocasse con lei. Povera piccola, le manca così tanto il suo papà. Il miglior papà del mondo. Dove sei? Ho bisogno di te. Quando sei triste non riesci a concentrarti. Melissa, dove sei? Fa male alla mamma che sua figlia sia così triste. Ma non sai mai cosa succederà. Un giorno tutto potrebbe cambiare. Hello. Eccolo, questo è il momento. È una proposta di matrimonio da due persone contemporaneamente. Il patrigno povero ha fatto un anello di carta e quello ricco ha comprato il diamante più grande. È il momento di scegliere. Ma è così difficile. Oh. Ti è piaciuto il video sul patrigno povero e il patrigno ricco? Chi pensi che Amelia sceglierà? Fai le tue scommesse. Metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Non perdere i nuovi sketch sullo stile di vita su TrumTrumSelect.